Ivan Cotroneo, autore e regista della Compagnia del Cigno 2. Allora, innanzitutto raccontaci quali sono state, se ci sono state, le difficoltà di scrivere e dirigere una seconda stagione dopo il successo che ha avuto la prima. Beh, diciamo, ci sono state diverse difficoltà. Le prime difficoltà, diciamo, legate proprio al proseguimento del racconto che abbiamo scritto con Monica Lametta, è stato quello di individuare un tema per la seconda stagione che fosse forte, che non ci facesse rimpiangere il grande, diciamo, impatto emotivo della prima. E siccome la prima stagione raccontava la storia della nascita di un'amicizia e di come questa amicizia risultasse poi salvifica per sette ragazzi, un'amicizia voluta dal loro maestro Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni, abbiamo pensato che la seconda serie, poiché si svolge a 2 anni di distanza dalla prima, con i ragazzi diventati più grandi e appunto alle soglie proprio della maturità, sia in senso letterale, perché stanno per superare l'esame di maturità a scuola, sia in senso invece altro, perché stanno diventando grandi, dovessero combattere per conservare questa amicizia. Quindi la prima difficoltà è stata quella di trovare un tema di racconto che abbiamo poi identificato in questo, che riprendesse e sviluppasse però i temi della prima. Quindi il racconto è diventato cosa devono fare i ragazzi, i protagonisti, per riuscire a restare amici mentre il mondo intorno a loro cambia. E quindi le sfide si fanno più grandi, devono competere per lo stesso posto in orchestra o per la stessa borsa di studio. E abbiamo pensato che questo discorso sull'amicizia, sull'amicizia che rimane, sull'amicizia che però può essere tradita, sull'amicizia come sentimento portante della vita, dovesse riecheggiare anche nelle storie degli adulti. E infatti nelle storie degli adulti abbiamo avuto l'idea di inserire un personaggio che ritorna, che è un nuovo direttore d'orchestra, ma che è nella storia un vecchio amico di Luca Marioni e di Irene, e alla sua storia è legato un tradimento e appunto un'amicizia che si spezza, di modo che il tema dell'amicizia diventasse tematico. E avevamo scelto questa frase di lancio, per così dire, o questa idea di controllo per la nostra serie, che era: quando tutto cambia, l'amicizia rimane. E il fatto è che l'avevamo scritta prima che effettivamente tutto intorno a noi cambiasse, quindi che esplodesse la pandemia. Noi abbiamo cominciato a girare appena prima, alla fine di febbraio, quindi appena prima che venisse il primo lockdown, e quindi ci siamo dovuti fermare ed aspettare appunto che di nuovo i protocolli ci consentissero di girare in sicurezza, cosa che è avvenuta a luglio del 2020. E a quel punto tutta questa idea dell'amicizia come unione, dell'amicizia anche come solidarietà, dell'amicizia come comunione di affetti e anche in qualche modo come famiglia elettiva, ha assunto un significato anche ulteriore rispetto a tutto quello che stavamo e stiamo vivendo. Ecco, però, da quanto ho capito, nella serie avete deciso di ignorare la pandemia, quindi avete immaginato come se nulla fosse successo da quel punto di vista, Sì, la serie non anche questa scelta. racconta, sì, la serie non racconta la cronaca della pandemia. Abbiamo deciso di lasciare i ragazzi liberi di studiare nelle aule con gli altri studenti, di suonare nell'orchestra con gli altri componenti dell'orchestra. Vediamo in scena un'orchestra di 60 elementi. Ovviamente noi abbiamo girato tutto seguendo i protocolli nella massima sicurezza, con i tamponi. Abbiamo per esempio allargato il palco, anche se questo non è visibile, in modo che i ragazzi potessero suonare a una distanza di sicurezza. Però soprattutto abbiamo voluto mettere in scena un mondo, che è il mondo che ci aspettiamo che ritorni a essere fra pochi mesi, in cui i ragazzi suonano davanti a una platea affollata, i teatri sono aperti, i concerti si possono tenere, la didattica può svolgersi in presenza. E questa è stata una scelta di adesione, per così dire, a un universo un universo aspirazionale, quello che raccontiamo. Questi ragazzi studiano, fanno l'esame di maturità in presenza con i loro amici e compagni, come speriamo possano ritornare a farlo presto. Ecco, come in ogni nuova stagione che si rispetti, entrano anche dei nuovi personaggi. Uno ce l'hai citato poco fa, quello del professore interpretato da Mursur. Che altri nuovi personaggi ci saranno?
ci sono degli altri personaggi che entrano, oltre al personaggio che appunto che è il maestro antagonista, ci sono molti nuovi ingressi nel mondo dei ragazzi. Tre di questi sono musicisti. C'è una viola che entra, che è il personaggio di Pietro, interpretato da Andrea Matacena, che arriva da Napoli per studiare a Milano appunto viola. C'è Giacomo del Papa, che interpreta il personaggio di Lorenzo, che è legato a una storia anche molto dura. Lui è stato il primo fidanzato di Barbara, di Fotini Peluso nella serie, quindi viene a distruggere in qualche modo l'equilibrio sentimentale che si è creato fra Barbara e Domenico. E poi c'è l'ingresso molto importante, che è quello di Anna Nagai, che è una ragazza che studia in Italia canto lirico al Conservatorio di Roma, e noi abbiamo messo in scena proprio questo, cioè abbiamo messo in scena una ragazza giapponese che è venuta in Italia a studiare canto lirico, e questo è un ingresso molto importante perché ci permette di far entrare nella storia, cosa che nella prima serie non c'era, anche il canto lirico. Infatti sentiremo arie della Bohème, della Cavalleria Rusticana, la parte, diciamo, il repertorio dell'opera era rimasto fuori dalla prima serie, e io ci tenevo molto a farlo entrare. Oltre a questo ci sono dei bravissimi attori giovani che non interpretano ruoli da musicisti, come Sofia Iaquitto e Lorenzo Aloi, e che però entrano nella storia e che non sono musicisti e non interpretano ruoli da musicisti. Ma non saranno i soli, perché sappiamo che ci saranno anche delle special guest star come Tappani, Lavanoni, lo stesso Maliga, ma anche Mika, che addirittura ha curato anche la sigla. Sì, Mika già la prima stagione ha scritto The Sound of an Orchestra, proprio, devo dire, facendo secondo me un grande regalo a me, a noi, alla serie, e scrivendo appositamente un pezzo per la serie. E lui nella storia è il mito di riferimento di Sofia, che è una delle nostre protagoniste, e quindi come nella prima parte faceva un cameo, così avrà un'apparizione, diciamo, un po' speciale, un po' magica anche in questa seconda serie, peraltro all'interno di un concerto, di un suo vero concerto, dove siamo riusciti ad andare e a girare, perché abbiamo girato agli inizi di febbraio, prima, quando appunto era ancora possibile partecipare ai concerti. E poi ci sono degli artisti come Francesco Maria Tricarico, e poi Malika Ayane, Gabbani e Ornella Vanoni, che hanno accettato di venire a interpretare dei piccoli ruoli per l'amore che nutrono nei confronti di un progetto che parla di musica a tutto tondo. E io di questo sono molto contento. Ecco, ma quando avete pensato, immaginato la serie, visto che comunque tutti gli effetti protagonisti sono giovani, con poi di contorno anche storie, le storie degli adulti, però sostanzialmente sono giovani i protagonisti, come mai avete fatto questa scelta anche rischiosa a livello di target, di farli suonare della musica classica anziché fare un'operazione più alla griglia, diciamo così, di andare sul pop? Per due motivi fondamentalmente. Uno, perché non era stato mai fatto, cioè non si era mai visti dei ragazzi così giovani, sedicenni, che suonassero davvero. Peraltro una delle condizioni che dall'inizio per noi necessarie per il racconto era quello di scegliere non dei giovani attori che fingessero di suonare, ma di scegliere dei veri musicisti, quindi degli esordienti. Dei sette ragazzi che compongono la Compagnia del Cigno sono tutti, cinque sono esordienti assoluti, non avevano fatto nessuna esperienza né di cinema né di televisione. E quindi il motivo intanto era questo, quello di raccontare qualcosa che non veniva normalmente raccontato. E poi perché io trovavo che ci fosse qualcosa di importante per me da dire nella musica classica, che è una musica estremamente emotiva, così come il melodramma, così come l'opera, che parla direttamente al cuore, all'anima, non ha bisogno di strumenti culturali o di uno studio per essere compresa, e invece è ingiustamente trattata come una musica un po' da elite. Quindi mi piaceva l'idea di mostrare come potesse essere emotiva in questo senso popolare, ecco. E poi c'è qualcosa di commovente per me nel sogno di questi ragazzi che studiano da quando sono piccolissimi, da 4-5 anni, per poter poi un giorno entrare in un'orchestra con una paga da orchestrale, che non è sicuramente una paga che ti cambia la vita, per il solo sogno di fare musica, di suonare insieme
insieme agli altri. Questi sono ragazzi che inseguono il sogno di poter fare musica per tutta la vita, non necessariamente di diventare famosi, di comparire sulle copertine dei giornali, ma proprio quello di vivere con la musica. E questo insomma, a me commuove molto, mi piace molto. Però diciamo che una nota pop l'avete comunque voluta inserire con i brani cantati dai ragazzi, sì. Seppur con un arrangiamento sinfonico, no? Esatto, e tornando anche in questa stagione, così come sono dei ragazzi che frequentano il conservatorio ma hanno delle passioni pop, come la passione di Sofia per Mika, così loro in dei momenti in cui si esprimono attraverso il canto lo fanno con delle versioni riarrangiate dal nostro compositore musicale della serie e maestro Gabriele Roberto, che ha riarrangiato in chiave sinfonica come se loro rileggessero dei classici della musica pop o melodica in chiave però sinfonica, quindi con, diciamo, gli strumenti, la strumentazione che loro sono abituati ad avere come strumentazione di riferimento. Ma una cosa tra noi, tanto non ci ascolta nessuno. Nessuno. Ma, davvero, ma il maestro Marionius, Alessio Boni, che in tutte le puntate strilla, urla, fa rabbia veramente, che uno dice da un momento all'altro gli prende un coccolone. Ma è veramente così cattivo e resterà veramente così cattivo? Lui non è mai stato veramente cattivo, secondo me. È stato un maestro duro, intransigente, però anche, no, soprattutto, ho avuto un atteggiamento non paternalistico. E io condivido l'idea, infatti l'ho scritta con Monica Ramenta, che a volte la dure, non essere paternalisti, il parlare a ragazzi considerando di avere di fronte delle menti pensanti e non dei ragazzi da blandire, sia uno strumento di crescita. Lui è stato, insomma, come dire, meno cattivo di quello che appariva già nella prima serie. In questa seconda serie ha legato con i ragazzi molto di più, ha una situazione familiare per cui è diventato padre di due gemelli, e il suo rapporto, sebbene sia sempre intransigente per quanto riguarda la musica e l'esibizione musicale, è invece nel rapporto umano con i ragazzi molto più, diciamo, molto meno bastardo. Ok, allora, in chiusura invece io ti chiedo, dopo la messa in onda della prima stagione avrai ovviamente avuto feedback da varie parti, sia da addetti lavori che non. Qual è la cosa che più ti ha fatto piacere, il complimento che più ti ha fatto piacere ricevere tra questi qui, e qual è, in funzione della nuova serie che sta per partire invece, che cosa ti piacerebbe che il pubblico apprezzasse di questa seconda stagione? Allora, più che complimenti, diciamo, sulla prima serie sono state delle notizie che mi hanno fatto piacere. La notizia che le domande di iscrizione al Conservatorio di Milano fossero quadruplicate, che i concerti che venivano organizzati al Conservatorio erano pieni e dovevano chiamare i pompieri per aggiungere delle sedie dopo la messa in onda della prima serie. I messaggi che mi mandavano i ragazzi che erano sui social, che ricevevano messaggi da coetanei che dicevano: mi piace questo Brahms, mi consiglieresti qualche altra canzone sua? Ecco, queste sono state le cose che non sono complimenti, però sono, come dire, dei metri, delle misure di quanto appunto fosse riuscito, diciamo, riuscita, avesse raggiunto delle persone l'idea che noi avevamo. E, quindi, scusami, praticamente dobbiamo a te, diciamo, un po' diciamo, l'ostacolamento di della deriva rap trap in Italia per i giovani. Adesso non mi sentirei di arrivare a questo, però diciamo che abbiamo sicuramente aperto una finestra su un mondo di giovani che sono appassionati di un altro tipo di musica, insomma, e che però la vivono con la stessa passione con cui appassionati. La verità è che non c'è un antagonismo, perché appunto, poi come hai sottolineato tu e come si vedrà anche in questa serie, dove uno dei ragazzi si innamora di una ragazza appassionata di musica trap, insomma, poi i mondi si parlano fortunatamente. E mi hai chiesto che cosa mi piacerebbe che si dicesse di questa seconda serie. Mi piacerebbe che si notasse la crescita sia personale che dal punto di vista della recitazione, ma soprattutto dal punto di vista della musica dei ragazzi. Per me sono sempre
sono sempre loro in primo piano. Questa è una serie che nasce per rendere omaggio al loro talento e mi piacerebbe che questo venisse notato ancora una volta. Allora, Dante, magari usando come spunto per una terza stagione la lirica contro la trap, che no, magari può essere sempre uno scontro che può generare delle dinamiche interessanti. Ti ringraziamo, ricordaci la messa in onda della Compagnia del Cigno 2 e così ci salutiamo. Grazie, la messa in onda della Compagnia del Cine 2 comincia domenica 11 aprile, in prima serata su Rai 1 e proseguirà per 6 domeniche e spero di vedervi e di appassionarvi con queste storie. Grazie. Grazie e complimenti. Grazie Ivan, grazie molte.